Buona la prima. Nella gara di andata delle semifinali playoff, il Pescara batte di misura all'Adriatico il Vicenza e compie un importante passo avanti verso la finalissima con Massimo Oddo, che vede invece forse più vicina la riconferma per la prossima stagione. Al contrario delle altre gare di questa pool promozione, questa volta i biancazzurri hanno fatto fruttare come il fattore campo. È stata una rete di Memusciai a regalare al Delfino il successo in un match che il Pescara ha prima rischiato di perdere e poi sfiorato più volte di vincere grazie al gol poi realizzato dagli 11 metri dal centrocampista albanese. La gara dell'Adriatico è stata tirata ed equilibrata per un'ora prima dell'ingresso in campo di Caprari, Sansovini e Memusciai, che hanno dato via alla svolta del match. L'avvio di partita è povero di emozioni. Dopo 3 minuti Flavio Lazzari al rientro ha una buona opportunità, ma ciabatta la conclusione al lato. Al 13esimo si vede per la prima volta l'ex Antonino Ragusa, che sembra avere il dente avvelenato con il Pescara. La sua conclusione manca il bersaglio. Al 16esimo l'attaccante biancorosso si rivede dalle parti di Fiorillo e manca una opportunità ancora più ghiotta della precedente. L'ultima occasione di un primo tempo non certo memorabile di Marca ospite con un tiro alto di Petagna. Nella ripresa all'avvio della squadra di Marino, che sembra avere le idee più chiare, il Pescara aspetta e tenta di ripartire in contropiede, ma Vigorito non è mai impegnato pericolosamente. In apertura c'è un tiro centrale di Vita che non crea problemi a Fiorillo. Oddo vede che c'è qualcosa che non va e manda in campo Memusciai e poco dopo Marco Sansovini. Il Pescara si sveglia e Matteo Politano con un gran tiro colpisce in pieno il palo dopo un tocco decisivo dell'estremo Berico prima della traversa del sindaco, che si trova però in posizione di fuorigioco. Federico Melchiorri non è in gran serata e si vede quando gira alto di testa da buona posizione, imitato qualche minuto dopo da Cinelli, che sempre di testa non inquadra lo specchio della porta. Entra anche Caprari, che ha un impatto decisivo con la gara. Politano 2 minuti dopo ci riprova, trovando ancora la respinta di Vigorito prima del prosieguo dell'azione, che vede un vero e proprio miracolo del portiere del Vicenza, che nega a Sansovini il gol del vantaggio. Caprari lancia un avvertimento poi all'estremo veneto con un missile che termina fuori, ma il finale di gara è dolce per il Delfino, che dopo tanto attaccare trova il rigore decisivo. Caprari lancia in corridoio Sansovini, che entra in aria e viene steso da Vigorito, che probabilmente non capisce che l'attaccante difficilmente riuscirebbe a raggiungere la sfera se non da posizione defilata. Rigore ed espulsione del portiere vicentino, con Memusciai che con grande freddezza trasforma il penalty facendo esplodere l'Adriatico. Non è finita, visto che a tempo scaduto ancora Ragusa si divora il gol del pareggio tutto solo davanti a Fiorillo prima della festa biancazzurra per l'1-0, con il pensiero rivolto alla gara di ritorno, dove il Pescara sarà atteso da una vera e propria battaglia che bisognerà cercare di vincere per entrare di nuovo nella storia.